ce l'aspettavamo, per cui siamo attrezzati. Puntuale come un orologio svizzero e confermata ormai da diversi giorni dai siti di meteorologia, la scorsa notte è arrivata la neve ed è arrivata pure in pianura. Qui siamo a Fano, nel quartiere del Poderino. Qui a Calcinelli di Colli al Metauro. Mentre qui siamo nella città ducale, Urbino, che dalle 10 della notte scorsa è stata coperta da oltre 20 cm di neve. Neve che per gli urbinati, oltre a regalare un'immagine incantevole e unica, ci hanno fatto pure l'abitudine. Considerando il 2012, questa è una passeggiata. È la prima, va bene. Continuasse. Sì? Sì. Le piace? Abbastanza. Qui a Urbino, poi l'avete visto, il centro è molto bello. L'inverno è fatto apposta. Ecco, allora appunto. Io mi sono svegliato alle 8:30, ho sentito la ruspa, passava, dico, com'è stamattina la ruspa? Questa mattina strade pulite al nostro arrivo, anche lungo il centro storico, dove gli uomini del comune hanno spalato e messo in sicurezza i diversi accumuli di neve nei punti più critici della città. In regolare svolgimento anche le tratte di autobus e taxi. Si viaggia bene, le strade non sono ghiacciate, quindi... Il lavoro comunque va avanti nonostante la neve? Va avanti, anzi dovrebbe essercene un po' di più oggi, ci sono le lauree allora, ma via Safi è percorribile, quindi speriamo bene. Ma secondo alcuni, Natale e neve regalano una perfetta atmosfera natalizia. Urbino senza neve, Natale senza neve, cos'è? Niente. Ed è una bella... Urbino è bella quando nevica. Poi sotto le feste, no? Adesso sotto Natale è una meraviglia, così. Andiamo avanti così e la facesse anche più avanti.